Sono certo che noi ci conosciamo bene. Io sono il cuore. Da sempre il mio pulsare è stato per la gente motivo di grande stupore, originando anche un senso metaforico connesso all'immagine della vita stessa sulla Terra. Nella concezione popolare vengo posto al centro della vita spirituale e affettiva degli esseri umani, il depositario di tutte le emozioni e sentimenti. Sono simbolo e metafora privilegiata, che non descrive solo l'amore, ma potrei significare anche la tolleranza, il coraggio, la forza, l'amicizia, il legame, la fedeltà, la speranza. Potrei rappresentare il circolo della vita, la rinascita, la fertilità, la spiritualità, mostrare la mia moralità. Il mondo può immaginarmi di pietra o capace di passioni in grado di gioire e soffrire, ardere e raggelarmi. Potrebbe vedermi vivere e morire d'amore, brillare di felicità e piangere disperato. Potrebbe sentirmi afflitto ed esultante, vecchio o giovanile, tranquillo o esuberante, colmo di gioia o trafitto di spine, spezzato, imprigionato, disperso, impaurito, folle, coraggioso, carico di erotismo o di tensione mistica. Potrei essere luogo di amore materno o colmo di significati religiosi o di paure esistenziali. Io posso, io sento, io vivo, io muoio, per poi rinascere e ritrovarmi nel battito di un'altra vita. Il mio viaggio è iniziato 15.000 anni fa e da sempre sono il simbolo del cuore per tutti i popoli del mondo.